Un immenso saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento del sabato pomeriggio con Farming 22 sulla mappa Zappaland, la mappa disegnata dal mitico amico La Zappa Storta. Oggi continuiamo la nostra avventura su questa mappa. Per chi non lo sapesse, ecco, questa mappa il fine settimana, il sabato e la domenica sono dedicate, appunto, è dedicata ai follower del canale. Quindi praticamente per prendere parte alla partita in multiplayer basta essere follower del canale e ovviamente si può entrare in partita. E dicevo che il sabato mattina in multiplayer è prettamente per PC, mentre invece il sabato pomeriggio e la domenica mattina nella ormai famosissimo e attesissimo appuntamento della domenica mattina Caffè in Farm, ecco, anche quella lì e in multiplayer. E allora, detto questo, vediamo un pochettino cosa abbiamo da fare. Allora, stamattina, per chi si fosse perso un attimino la live, abbiamo fatto, o meglio, stamattina sono rimasto un po' da solo, però mi hanno fatto in compagnia in chat. Quindi stamattina ho fatto lavori di fertilizzazione e irrorazione. Adesso vediamo un pochettino i contratti cosa ci chiedono e vediamo se possiamo andare avanti. Allora, fertilizzazione, fertilizzazione. Ok, io direi quasi quasi di passare questi. Ovviamente stamattina il trattore della settimana è stato votato il Chiara 404, quindi in questi giorni, quando verrò sulla Zappaland, ovviamente sarà a bordo di questo trattore, e questo trattore è stato appunto votato trattore della settimana questa mattina. Quindi adesso ci andiamo a fare il contratto per la fertilizzazione. Abbiamo già il carro pronto lì. Ovviamente vi ricordo, per chi volesse entrare in partita basterà semplicemente essere un follower del canale, come dice sempre il mitico Cayman Lore. Cayman underscore lo underscore re, e ovviamente si può venire tranquillamente in partita. Ovviamente vi chiedo la gentilezza di dirmi qual è il vostro nick in gioco, se eventualmente è differente da quello che avete qui su Twitch. E allora vediamo un po'. Quindi vabbè, tutti ce li dobbiamo fare, quindi iniziamo con campo 10, campo 2, speriamo che non sparisca, campo 16, ok, l'ha presa, quindi quello là che offriva di più non la dà. Vabbè, allora iniziamo dal campo 16. Campo 16 è, dovrebbe essere quello lì grosso grosso, ok. Ah, il 16 e il 10 sono vicini, perfetto. E il 10 e il 2 sta qua vicino. Allora andiamo a lavorare prima sul campo numero 2. Allora, direi, prima di partire per la missione andiamo un attimino a fare il pieno. Perfetto.
mamma mia, 2000 euro. Appena abbiamo l'occasione dobbiamo, ovviamente se sì, la mod è compatibile anche per altre le console, quindi andremo ad installare la fabbrica per produrre GG. La fabbrica per produrre appunto il fertilizzante, anche se spero quanto più a breve possibile si possa finalmente iniziare a fare una produzione super bio al 100%. Approfitto per darvi il benvenuto qualora voi stiate guardando questo video in replica qui su Twitch, e mi auguro che possiate gradire il mio modo di fare streaming e di produrre contenuti, e se ciò vi aggrada, ecco, potete anche iscrivervi al canale, followare come si dice qui su Twitch, e magari, e così mi aiuterete ovviamente a crescere, quindi vedremo di fare sempre cose sempre più interessanti insieme, together. All together. Oh yes, oh yes. Ora capisco perché Kogros è more than. Quando vado in live, Kogros mi dice sempre che l'inno della zappa storta è quella canzone che diventa un tormentone, diciamo così. Che poi l'inno della zappa storta non è altro che un rifacimento della canzone del grande maestro Renzo Arbore, Il Materasso. E quindi un plauso va al genio estruso, al mitico Enzo Albo, grande maestro. Mi sono permesso di imitarlo, ma con il massimo rispetto. Oh yes, oh yes. Allora, una cosa che non ho mai fatto effettivamente è quella di fare silvicoltura. Questa è una cosa che magari si potrebbe fare. Oh yes, oh yes. Eh sì. Il falco va senza catene. Ho visto nell'usato qui sul gioco, nei mezzi e l'attrezzatura usata, ho visto una bella raccogli barbabietole da zucchero. Il problema è che anche se non costa tantissimo, il problema è che i paparelli, i soldini qua scarseggiano un po'. Beh, che ha fatto? Ehi, ancora.
Oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes. Ehi ballerino, come sei carino, sotto la luce si riflette l'orecchino, occhiali da sole e continua a raffanello, come balli bello, come balli bello. Questo credo di averlo completato. Ho consumato appena per il 10%. Vediamo un po'. Ok, raccogliere. Campo 21 sta vicino il concessionario, se non ricordo male, giusto? Vediamo un po'. No, si trova vicino. Ah, vicino il mulino, sì, vabbè. Quella zona là. Ok, adesso andiamo a fertilizzare il campo 10 e 16 e poi andiamo al 21. Oh yes, oh yes. Approfitto anche per ringraziare tutti coloro che stamattina mi sono venuti a trovare, Coviros e Morben. Chiara underscore error 404, la zappa storta, Super Macho King, chi altro poi è venuto? Ale Asso, Andrea BL80, e ovviamente ringrazio tutti, 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 dal primo all'ultimo. Stamattina mi hanno fatto una bella sorpresa. Grazie a you. Aspetta, ma qua è aprile. Dobbiamo cambiare abbigliamento. No, è qua. Qua si schiatta dal calore. Qua com'è che si fa? Aspetta. Mi pare, giusto? Sì. Ah, ecco qua. Ok, allora, aprile, diciamo che una felpina, felpetta. Ecco qua, aprile, diciamo che è una felpa leggera. Ecco qua. Coviros e Morven. Ora mi pare che hai 10. E infatti sta qua, sta. Se non li conoscete, vi invito a passare nel loro canale perché sono bravissimi. Sono una coppia di streamer molto affiatati. E il loro format è adatto a tutti quanti.
You should be it around, stay me around, and in that gun you love, cry at the discotheque. Idea mi è venuta, voglio. Potrebbe essere anche l'inno del loro canale. E allora le idee per Koviros e Morven sono due, non è più uno. Anche se questa seconda idea è un po' più complicatuccia da realizzare. Vedremo. Povorimmo. Crying at the discotheque, ba-da-ba-bam, ba-da-ba-bam. Ovviamente anche per voi amici che state guardando questo video su YouTube lo troverete lunedì. Se volete partecipare all'evento del fine settimana sulla Zappalan, vi basterà semplicemente seguire il canale che trovate nella descrizione qui del video. Basterà iscrivervi, eventualmente non siate iscritti a Twitch gratuitamente, potrete iscrivervi, seguire il canale e poi durante il fine settimana, ecco tipo al sabato mattina se siete da PC, oppure sabato pomeriggio e domenica mattina anche da console, quindi non è diciamo così, il sabato pomeriggio e la domenica mattina è una mappa dove si può stare tutti insieme, all together. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love. Siamo tu non ci vengono. Avanti, allora, se non ricordo male, lo spargi fertilizzante barra spargi calceviva l'ho acquistato usato nell'usato, l'ho trovato, se non ricordo male.
Credo di sì. E sono stato veramente fortunatissimo. Sull'altro campo. Riscuotiamo questo, raccogliere, fertilizzazione, campo 6, accetta. Vai. Vai dove il sole non c'è mai. Oh, ma questo trattore ho il dello spargi fertilizzante, dirò che ha bisogno di una riparazione, mi sa. Crying at the discotheque. Ah sì, you're crying at the discotheque. Dovrebbe essere qua più o meno. Vediamo un po' se è corretto quello che stiamo facendo. Ah, ma questo è il lato corto però. Aioioi. Fertilizzazione, lo sta. Fatta una mezza zozza. Babbo. Poi riprendiamo. Allora, quando è così, in effetti sta la striscia, ma la striscia si può recuperare, che è visibile, qua si vede. Cry at the disco. Zombie crime. E infatti mo sta raddrizzando un po' la linea, però doppia fertilizzazione ha fatto. Su su trenino. Ora intravedo la parte non fertilizzata qui sotto. E so è Brian, so I've been crying at the discotheque. Sto sprecando un bel po' di fertilizzante qua. Devo andare sulla parte lunga qua. Should be around, send me around,
So have you crying? Yes, so you're crying at the discotheque. Quasi finito il contratto. Km/h. Adesso 115 km/h. Quelli sono i decimali. Il rullo al momento purtroppo costiccia, costa un bel po', costa. Adesso farmi 19 ci ha fatto veramente un sacco di bei lavori qua.
riscuotiamo. Vabbè, è rimasto giusto un pezzettino, diciamo così. Ecco qua. Allora, contratti. Eccolo qua, raccogliere. Mo, campo 21. Il 21 sta, abbiamo detto, vicino. Il 6 sta. Sta là. Allora, visto che ci troviamo, andiamo al 21, ma andiamo al 6, sì. Il 21 sta qua vicino, sta. Sì, sta qua. Mi stavo confondendo con il 19. Questo dovremmo lavorarlo in qualche minuto. L'entrata, eccola qua. Allora, direi di iniziare a fare almeno la testa, un giro di testata qua. Ci manca un altro pezzo là, questo quasi quasi lo lavorerei nel senso latitudinale. Oh yes, oh yes. Veloce, torre 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 Ok, ultimo pezzo, dov'è? Ecco qua. Il
So I'm in crying, I'm in crying at the discotheque. 21, ma andiamo sul 6. Sì. Fertilizzazione, campo 6, ho capparoggero. Roger. Ma però questo c'ha pure un bel fianco, questo. Interessante sto campo qua. Dove sta? Ah, questo è questo 510, no, però se volessi acquistare con l'R22 mi pare 20. Questa stiamo un pochettino, pochettino. Gorilla l'ho messi proprio bene la stessa. Ehi Lasso Allegragia ha effettuato un raid. Undefined Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Ehi Lasso Allegragia sta ospitando la diretta. Undefined ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Ehi Lasso Allegragia sta sostenendo il canale con una sub. Grazie di cuore per il sostegno. Thanks. Qui voglio grazie per il sostegno. Benvenuti a tutti, grazie per innanzitutto per l'hosting, grazie soprattutto per la sub. Thank you. Ah yeah. GG. Stiamo ultimando un po' di contratti. Se vuoi venire in tre, Ale. Figurati, l'avrei fatta a prescindere. Questa si chiama solidarietà, quella che ho fatto io con te, quindi figurati, ci mancherebbe. Uno quando può dare una mano a qualcuno la dà tranquillamente, e quindi è la cosa che ho fatto con te, come ho fatto pure con altri amici. Vabbè, ma non ti dovevi disturbare, figurati. Insomma, ma fai compagnia, cosa? Apprezzato anche solo quello, però ti ringrazio. Mi fa enormemente piacere che si sta instaurando questa specie di collaborazione, cooperazione, insomma, che ci stiamo una mano un po' tutti quanti. Io mi stupo solo a fare la spesa.
A fare la spesa, perché poi devi farti bene i conticini e devi far quadrare bene le uscite con le entrate. Ti metti la calcolatrice in mano e ti fai i calcoli, diciamo questo sì, questo. Oh yes, oh yes. A proposito di yes, yes. Oh, Fern! Buon pomeriggio e ben ritrovato. A proposito di yes, yes. Ale, tu ti ricordi, no? Quando su questo campo qua stamattina abbiamo fatto suonare l'inno. E poi ho fatto una clip nel canale, l'ho intitolata L'inno della Zappaland e poi trovanzi. Oh yes, oh yes. Ottimo, Fernbus. A proposito, come andate? Io poi ho fatto un saltino veloce perché il tempo era quello che era. Nel frattempo che mi sono messo a salutare un pochettino a tutti quanti, mi sono poi un po' assentato. Ah, facci la miseria, Fernbus. È un grandissimo traguardo. Facci la miseria. Wow, Fernbus. Alla fascia di bicarbonata di sodio. un grande traguardo raggiunto. Allora le persone ti stanno apprezzando, ottimo. Facciamo pure lo shootout al mitico Fernabus. Allora, intanto non so se l'ho fatto. Ale, l'ho fatto? No, non l'ho. Sì, ok. Fernabus 08. Ottimo. L'importante è che fai sempre più di zero. Quando si fa sempre più di zero, anche quella sola persona che ti fa compagnia è sempre qualcosa. Vuol dire che ciò che fai interessa sempre a qualcuno. E ho notato, ho leggermente aumentato un pochettino la risoluzione qua. Ma non in kilobits, perché quelle, se aumento quelli la risoluzione, la live poi mi inizia ad andare un pochettino a singhiozzo. Che dovevo vedere? Mi sono scordato. Ah sì, i contratti, ecco qua, raccogliere. Immagino, ma quello mi pare che sfrutta. Solitamente sfrutta la GPU, la Golf Papa Uniform, mentre invece solitamente è impostata, mi pare, su CPU Charlie Papa Uniform. Affasci la miseria, ottimo, fermo, è un ottimo. Ricordati che anche se ti danno un bit, a volte sono quelli che non possono permettersi di dare tanto e quindi danno quel poco per sostenere il canale in generale. E immagino, Fern, dopo questa bella cosa che ti è accaduta. Siamo a Fern, detto, l'ho conosciuto poco prima di conoscere te, perché quando noi ci siamo conosciuti a novembre, mi pare, dicembre, io già erano 9 mesi, eh sì, più o meno. In pratica ho conosciuto prima Fernbus e poi dopo ci siamo conosciuti noi, diciamo così. Ah, fammi vedere un attimo una cosa. Quando abbiamo iniziato a fare
di convogli. Oh, meglio ripararlo meccanicamente sto coso. Nemmeno così il mezzo è efficiente. Allora, mo, che ci resta da fare? Ah sì, devo andare a... Funicolare senza corrente! Ah, voi la tiene la corrente! Oh, Fairbus, oramai questo dice la verità. Questa sta funicolare senza corrente è una delle battute del film di miseria e nobiltà che fanno proprio morire da ridere. Comunque, Ale, alla fine questo è il trattore che devo portare per questo fine settimana. O tutte le volte che entrerò in farm, e lo farò anche off camera, e utilizzerò anche questo qua. Dimmi, Fern. 100, quanti cavalli sono? Provo, fammi dire. Pare 140 cavalli. Oh, 130. 155 cavalli, la fascia mi sei. Anzi, pure bello sostanzioso, eh. Ah, devo andare a rabboccare il mezzo qua. Non male, devo dire la verità. Ale, questo qua è buono. Una buona coppia. Quello dovrebbe essere il picco, credo, Fern. Il picco di visualizzazione. Poi io, per esempio, non mi baso tanto su quello che dice Streamlabs, ma mi vado a vedere la media che mi fa Twitch. Però 135 visualizzazioni un video le fa tranquillamente. Poi tu c'hai pure quasi 600 spettatori, quindi ci sta che fai dei picchi così grossi. Allora, mo mi vado a... Allora, mi devo... Perfetto, mo mi resta la semina. Ma nell'ultima settimana quanti follower sono entrati nel tuo canale, Ale? Penso una decina, forse qualcosa di in più se non erro, no? Mi pare una decina, più o meno. Ho visto, mi è arrivata la notifica stamattina. Grande Fernobus. Intanto sono 9 mesi che ci stiamo dando una mano, poi abbiamo conosciuto anche gli altri e comunque stiamo, nel nostro piccolo, stiamo cercando di dare un contributo alla community. Oh, questo è un attaccato, ecco qua, AK. Allora, adesso andiamo a fare un attimo il rabocchino qua, rabocco, ui, non mezzate male, il raboccuccio. Ah, Twitch, ecco qua, tantissimo. L'ho sempre detto, l'ho detto anche quando tu eri off camera, l'ho sempre detto che... E si ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli, e come si dice, cac, misciure fesse, ha capito? Esatto, quindi io fortunatamente non ho problemi di riconoscenza, diciamo che quando mi dà una mano qualcuno non sono il tipo che lo va a rinnegare. Allora, vediamo un po' cosa vogliono. Allora, questo dice sorgo, mais. Allora, questo mi sa che... Oh cacchio, quindi devo... Ulla. Vediamo se trovo qualcosa di usato. Vediamo un po', perché altrimenti sono nella hacchina. Aia, vabbè. Ma iniziamo ad andare a sorgo, campo 5. Selezioniamo il sorgo. Ecco qua, campo 5. Campo 5 sta qua vicino. Allora, per
devo spiegare ovviamente la motivazione per la quale ho abbandonato temporaneamente il trattore Chiara 400 watt, perché purtroppo questa piantatrice richiede una certa potenza, quindi solo per questo motivo sto utilizzando questa questo trattore. La piantatrice invece la prenderò della potenza giusta per far funzionare una piantatrice più piccolina. Allora, campo 5 dall'altra parte, sì. Aspetta, però si attraversa qua, giusto, ma attraverso qua. Se vuoi puoi venire pure in partita, pure se ti vuoi fare due chiacchiere, tanto qua c'è ancora qualche contrattino da fare, quindi se volete siete sempre benvenuti. Ale, ti ricordi il campo 1, quello lì ad erba aiaia che abbiamo fatto? Quando è stato? Ieri mi pare. Che abbiamo raccolto tutte quelle balle di insilata. Poi alla fine mi sono avanzate. Mi sono avanzate anche un bel po', fra l'altro. Ok, vai tranquillo, vai tanto. Io sto qua, mo mi sa che dopo questi tre contratti devo andare a dormire il tipo qua. Perché i contratti sono veramente pochi. Quindi campo 5 a destra qua. Speriamo che non passi il 3. Oh, lo stesso campo che ho lavorato. Ah no, questo è il campo che ha lavorato. Che ci ha lavorato, mi pare, Drift sul 5. Settimana scorsa qua ci ha fatto il lavoro, ce l'ha fatto Drift. Sorgo. Non male, comunque questa seminatrice si muove veramente in maniera molto agile, voglio, ve la consiglio. È vero che richiede un po' di potenza, però si gira e si snoda in maniera incredibilmente agile. Sorgo. Questa è un'altra cosa che devo piantare nella fattoria dei fratelli Caponi, sulla Côte des Roms. Allora, questo dovrebbe andare così. Côte des Roms. Ma questo che mi pare 4 metri, se non sbaglio. Più o meno dovrebbe essere allineata. Fanbus 08, un nome e una garanzia. Girare i dischi sull'asfalto, mamma mia, l'avrei rovinata sta macchina nella realtà.
Fenbus 08 alle Asso Allegra Gia, aiea. Che 4 metri e mezzo pare, no, che 4 metri e mezzo non sarà 3 metri e mezzo, 4 metri vedi? E no, che sarà 4 metri più o meno. Ottima comunque sta seminatrice, ma mi tocca valutare se acquistarla o noleggiarla la piantatrice. Pronto, pronto. Sta per entrare nel server. Eccolo qui. Buon pomeriggio, amici ascoltatori, e diamo il benvenuto al mitico Aleasso Allegra Gia. Eccolo. Buon pomeriggio, Yeah. Quale busta vuole? La 1, la 2 o la 3, buggato qui dentro al silos, lo sai? No! Prova a vedere se riesce a... dentro al silos. Prova a vedere se riesce a switchare sul... Sì, ho switchato, ah, ok. Aspetta, fammi vedere un attimo le impostazioni. Fammi vedere se ti permette di gestire i contratti. Allora, dove sta? Ah, questa è la mappa di Zappaland? Yeah. Wow, che onore. Ah, ma non l'hai vista stamattina? Forse quando sì, l'ho vista, ma non ci sono venuto stamattina. Ah, vedi che ha fatto un lavoraccio nel senso buono della parola, vedo. Ah, ma ha fatto un lavoro incredibile. Vedo. Questa pietra dentro alla fabbrichetta qua dei trattorini sembra, hai presente quei i monumenti? Sì, quei aspetta, non mi viene il nome, quei musei dove ci sono le cose archeologiche, la pietra emiliana, come diceva il grande Totò, che poi sì, era la pietra miliare. Ha fatto veramente un lavoro, tra l'altro l'ha fatta anche a terrazza, ha creato tutto quello su livelli diversi. Io non ci sarei riuscito. Io con tutta la buona volontà, io se riesco a fare una cosa piana, pianeggiante, sono più che soddisfatto. Ma fare una cosa così, ci vuole veramente una pazienza incredibile. Dove sei? Io sono nel campo 5, però vedi che ci sono dei contratti attivi che richiedono la piantagione di... Allora, mais e mais. Mo faccio così. Siccome vediamo se trovo a buon prezzo una... Preparami una roba tu, così sai dove prenderla, perché la piantatrice. Ci sono tante di quelle cose che
Allora, Non vorrei spostarti i mezzi no, e tu vuoi inutilmente. prendere qualsiasi, anzi, se prendi il trattore Chiara 404 è meglio, perché stamattina ti ho visto, è stato letto il trattore della settimana, quindi Sì, ho visto. Lo dovrei prendo voltare. subito. Abbi pazienza. Così portiamo avanti la promessa Trattore di fatta. Chiara, Vedi, vediamo. dovrebbe essere Eccolo là. Trovato. l'ultimo. Chiara 404. Esatto. Oh, questo non costa nemmeno tanto. Ho trovato una piantatrice. 7400 cavalli. Aspetta che... Quasi 6 metri. Buono. E costa 54.000 euro. Però ce ne ho 68. Non mi Ok. conviene, però, Guarda, devo acquistarla. regolarmi. Vediamo Mi un po'. senti, sì? Sì, ti sento. Ok. Allora, noleggio. Costo base 1.080. Quindi Ok. io ora mi prendo un coltivatore, vado a dissodare il capotto. No, allora prendi il. Vedi, c'è il. Vabbè, allora, se basta che vai al concessionario, trovi tutto là. Ok. Devi soltanto. Mi pare che ci sono anche i semi. Mo, devo vedere se questo ci vuole il contrappeso. No, mi sembra di no. Dov'è il concessionario? Qua non c'è mica la... Quello che vende i mezzi Sì, no. vicino Casarai. Fino a qui c'ero arrivato, eh. Allora, Ah, è vicino. sì, Abbastanza vicino. devi superare la chiesa là. Vedi che tu vedi il pallino giallo, là c'è l'accessorio. Allora, vediamo un po'. Ah, i semi. Ok, allora fai una cosa: i semi dopo li puoi anche. Quando finisci il contratto, se ti riesci a portarli in farm. Sì. Ciao, Allora, sono due campi. buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio. Ah, sei in E diretta? sono anche nella mia Ah, live. buon pomeriggio a tutti gli amici di Ale Asso, aie aie, Ale Asso, Allegra Gia, aie aie, aie aie. E benvenuti, ovviamente, nella Zappalanda. Allora, fammi vedere un attimo una cosa. Molto piano, non lo so, forse devo alzare il volume io. È probabile. Allora, vediamo un po'. Comunque non è male sta Kun, 54.000 euro è buono. Allora, questo richiede semi e fertilizzante. No, no, la chat vocale ce l'ho al 100%, allora sei te che parli piano. Può darsi. Cioè il microfono non ce l'ho attaccato alla bocca come quell'altro paio di cuffie. Ah. No, Allora, quindi io ho sbagliato sempre, sbaglio sempre strada, io devo andare giù di qua. esatto, allora questo mo richiede, questi sono 1200 litri, quindi mo non so però quando ce l'ho. Allora mo faccio così, prendo tre sacchi di, prendo 600 litri di semi e 600 litri di fertilizzante, poi eventualmente c'è bisogno di più semi, me lo dici, io prendo altre cose. Quindi P 600 e Ha 600. recintato tutto, Zappa qua. Io Ha fatto un lavoro incredibile. Ha fatto veramente un lavoro incredibile. non so da che parte devo cominciare. E pensate che io che ho fatto con la specie, po', sottospecie di recinto là, che cioè, quella che hai visto che ci ha giocato con me, quando è stata? L'altro ieri, dall'altra parte, quella là sul campo 8. Eppure quella non è che l'ho fatta chissà come. Mi sono messo così, ma veramente Zappa ha fatto un lavoro incredibile. Micidiale. Ha fatto un lavoro incredibile. Ma infatti sta, tra l'altro, questa serie qui, anche nelle visualizzazioni, sta andando veramente bene, è apprezzata. Quindi Immagino, immagino. vuol dire che quello che ha fatto Zappa effettivamente, diciamo così, sono riuscito a far trasparire quella che è la mia contentezza di questa cosa. Oddio. Hai visto che roba? Mi è arrivata la macchina sotto il trattore. Questo qua quando esci dalla curva devi prestare attenzione. Queste sono apparentemente sono dei mezzi leggeri le macchine, in realtà sono tipo dei carri armati mascherati da autovetture.
Mo per ritornare indietro, fammi mica se ci arrivo. No, è quello è semplice, tu basta che... Lo shop dovrebbe essere là perché c'è il cosino giallo. Sì. Ok. Quello poi basta che ci stai su questa mappa per un paio d'ore fatte alla massima concentrazione, poi una volta che hai memorizzato più o meno i posti. Io i campi per esempio non mi ricordo, il 5 e 6 che non l'ho mai utilizzato, però per esempio il 14, 15, 16 e 17 so che stanno nella parte più alta della mappa, sulla sinistra dove c'è il mulino per grano, perché là ci ho costruito l'impero, si può dirla. Mi dicevi i semi dove li carico? Basta che premi N e poi ti apre i semi e dovrebbe caricare. Sta tutto al concessionario. Vedi, sono due sacconi. Okay. Ho preso i sacchi che sono da 1000 litri. Poi quello che avanza lo puoi magari, se lo svuoti, anche se sei lì al concessionario. Ma mi basteranno 1000 litri, non lo so mica. Pensati sì, e quelle 1200 litri, quelle se fanno 600 litri di... Poi eventualmente se non ce la fai si possono sempre comprare. Ho preso questo perché al momento è la più economica da... Ok. E da un buon rapporto pure, diciamo così, larghezza lavoro con il consumo fatto, dei... Fatto. Adesso i contratti qui sono... Ma guarda che devo dissodarlo, il campo. Aspetta. Ah sì, ok. Questo c'ha tutto, sta scritto... Simila. Questo dovrebbe farlo da solo. Dissimila il campo con 8 con mais. Dissoda, ho detto dissimila. Vado all'8. Tanto dovrebbe essere qua. Ah, il campo avevo dove letto io... di semina. Infatti io ho letto così. È il campo dove io ci ho costruito la farm, praticamente. Sta sempre da questo lato qua. Ciao, ciao ragazzi. Ma qui... Ma poi hai fatto quell'operazione con i sound alert stamattina? Quello è proprio no, semplice. E dopo lo faremo, se riesci. Ma quello è semplice, devi fare le stesse cose che hai fatto per mettere gli alert di Streamlabs o Stream Elements, la stessa cosa, stessa procedura. Per quello che non mi ricordo cosa ho fatto. Ah, vabbè, allora lo rifacciamo insieme. Meglio. Tanto perché mi fido molto ciecamente di te, quindi... vedrai che è proprio una cosa proprio semplice. Stamattina hai fatto caso, no? L'ho fatto sbagliato pure ieri. Non ho capito, l'hai fatto? L'ho fatto sbagliato ieri. Hai fatto caso, no? Perché ieri nella diretta di oggi non c'era, c'erano di nuovo le schermate ma erano nulle. Dici che i suoni non uscivano. Vabbè, ma quello capita, è capitato pure a me la settimana scorsa un paio di volte. Tu quando è così, la prima cosa che devi fare, io mo sto prendendo questa abitudine, che prima di andare in live, che cosa faccio? Vado sul sito Sound Alert, accendo, ovviamente metti, attivi prima Gamecaster, aspetti un pochettino che quello ti carica tutte le scene, poi vai su Sound Alert e da sito lì fai il test. Se ti funzionano i Sound Alert stai a posto, devi soltanto chiudere la pagina web. Se invece i Sound Alert non ti funzionano, allora puoi rigenerare un nuovo codice, copi quel codice e lo rimetti in altro e rifai il test. Quando vedi che ti suonano, allora dici a posto. All'8 giusto devo andare io? Sì, 8 e mi pare 8 all'8, sì. E 8:25. Sì. 25 mi pare che dovrebbe essere dalle parti. E ormai sto andando all'8. Ah no, va tranquillo, andando figura. Io prima ho trovato un quant'era? 5 contratti, 5-6 contratti stamattina, verso la fine.
Erano. Vabbè, tu forse l'hai visto. Ah no, eri andato a pranzo. Erano l'irrorazione. Oggi? Prima quando. Oggi pomeriggio, cioè prima di andare forse a pranzo. Pranzo. Mi sono fatto gli ultimi 5-6 contratti che erano sparpagliati. I due cambi erano qua. Uno era dopo il silos, il mulino per grano, là, insomma. Fra irrorazione e fertilizzazione, speriamo che si recupera. ho messo la difficoltà facile perché mo è all'inizio, poi man mano passa a media e poi mette difficile. Anche perché non vorrei indebitarmi con la banca, quindi altrimenti poi ogni volta ti arrivano, quando scatta la mezzanotte ti esce la notifica interesse e tu dici tanto vale che naccia miseria, e lui dice tanto vale che uno li prende le cose che gli servono ma senza fare credito. Cioè a debito, scusa, a credito, sì, a credito. Sorgo. Questo il sorgo, se non mi sbaglio, l'ho piantato nella mappa dei fratelli Capone, cioè alla Hot Bay Home. Metto un po' di schermata anche sì, sì, esterna, perché c'ho il cammietto di Chiara. Devo farlo vedere. Ottimo. Aspetta, fammi andare a vedere un po'. Ma mi metto pure io sul tuo qua, sulla tua Lives, così faccio pure io un po' di visualization. Ottimo mezzo. Sei? Ci sono, no, hai fatto altre tab sicuro, mo. Esatto, quando vedi che non mi senti vuol dire che ho fatto altre tab. Non so, anche a me succede. Dicevo, ogni tanto metto la camera esterna, per così almeno faccio vedere il cambietto di Chiara. Sì. La targa. Ha vinto il premio di trattore della settimana, e quindi mi sembra pure giusto. Avrei dovuto acquistare pure la macchina raccoglipietre, però per il momento non si può fare. Siamo proprio stretti, veramente sono pochi questi soldi qua. La settimana scorsa quando ero da solo ho fatto aiee, mo sto facendo aiaiai. Aiaiai. Io stavo pensando com'è possibile che ti sento così piano. Perché se ti sento piano io vuol dire che nella mia live sei molto basso. Dovrebbero sentirmi come mi senti tu. Ragazzi, se c'è qualcuno che è qui in live non può dire se si sente bene, Dab. Pronto, brecco a canale. Un saluto agli amici del canale Ale Asso. Non sciogli lingua. Sa queste. Che non c'è nessuno per adesso. Hai creato un nickname che sembra uno sciogli lingua. Ma il motivo, cioè il significato te l'avevo detto, no? Sì, me l'hai detto. Bella complicatuccia. Quanto sto concentrato? Lo dico non tutto. È tanto complicato. Ale asso. Ale grazia. Ale. Perché se lo scrivo qui non potevo scriverlo staccato su Twitch, hai capito? Su YouTube è staccato, quindi lo capisci meglio. Però qua puoi mettere l'underscore per sostituire lo spazio, un po' come si faceva anche su MS-DOS. Il trattino basso. Esatto, sì. Quasi poi lo vado a modificare perché non sei lungo come lo dici. Però non mi dici più aie. No, e quello esce sempre lo stesso.
No, però comunque arrivato a questo punto, però siccome la maggior parte ti conoscono con questo nick, e poi a finire che non ti trovano più su, sì, anche allora quello. io pure io volevo cambiare, volevo No, togliere mi dirà, ma l'uno, la però maggior parte mi conoscono da YouTube. e E YouTube è perciò staccato. ma se vengono qua sopra e lo scrivono staccato, quello quando tu fai porti la modifica al nome del canale, Twitch ti avvisa, dice Ormai devo lasciarlo, dici. E sì, lo lascerò, non lo lascerò. ma pure io quell'uno, ora che potevo toglierlo, non l'ho tolto. Che ho detto oramai tutti quanti qua su Twitch sanno che Dub Logistica 1, beh, che di Dub Logistica ce Sì. n'è uno, però tanto loro sanno che basta che Ma trovano. Dab cos'è? Che significato ha? Sono le prime tre iniziali del mio cognome. Ah, Tanto prime tre su iniziali del tuo cognome. esatta, sì. Poi l'ho sempre messo questo dub. Poi logistica perché quando ho iniziato a giocare su Euro Truck, praticamente mi ero creato l'account su Truck SMP. Volevo mettere qualcosa di particolare. E siccome era il periodo che mi aveva preso parecchio 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 Eurotrack, allora decisi di mettere Dub Un Logistica. annetto, 2 annetti fa eravamo sempre nel convoglio, ti ricordi? Sì, quello a fine che era il 2019, mi pare, novembre, no, Sì, dicembre, verso poi quella. sì, perché poi Quando c'era ancora Diego, sì, che quindi riusciva a fare qualcosa. era dicembre, il periodo di dicembre 2019. Mamma mia, come vola il Sì. tempo. Mamma mia. Diego poi pure lui sta riprendendo piano piano pure lui a ripubblicare i Sì, ho visto, suoi. però Diego c'ha più tempo di registrare. Sì. Le live non le fa lui, c'ha molto meno tempo di noi. La registrazione richiede un po' più di tempo, non dico, non, cioè, è vero che tu vai in live, tu pianifichi e tutto quanto, però per esempio poi quando lo vai a montare il discorso è un po' più lungo, non so se tu hai Ma fatto mai io ho montaggi. notato che su Gamecast non devo fare niente. Non vado neanche a mettere il mio, cioè la mia preview. Questo qua lo carico così e basta su YouTube. Sì, è quello così fa, è quello che ho detto. È meno complicato, meno complesso ed è Molto, molto. anche più efficiente, diciamo così. Sì, e non ti sbatti neanche a fare le clip, a stoppare, di nuovo a Esatto. saltare, stoppare. Oh, ma poi qua se tu per esempio ti ho messo la registrazione automatica, per cui se tu vuoi rimettere la tua live e la vuoi mettere nella risoluzione originale senza perdita di qualità, tu basta che vai nella cartella video Twitch mi pare, e poi tu ti trovi tutto là, cioè tutti i video che da quando hai installato il software Ah, ho fino ad capito. oggi stanno tutti là, quindi seppure avuto caso la connessione internet dovesse cadere, tu non devi creare problemi, puoi sempre ricaricare il video per intero e non hai più problemi. Quindi tu l'importante è che sei anche bravo tu a non farti sgamare. A non farmi Esatto, beccare, sì. perché tu te ne accorgi, per esempio c'è il router davanti a me e mi è capitato altre volte durante una live si era disconnesso, io un po' mi ero, chi mi conosce bene Cavolato. lo legge, no, che sono andato un attimino in adrenalina, c'è stata Fuori. quella botta di adrenalina, poi dopo ho fatto finta di niente e ho continuato, però ho detto poi durante la fase di riconnessione ho detto poi in questo momento la live si è disconnessa ma sto registrando, quindi se state guardando questo video per intero vuol dire che starete guardando una registrazione, il salvataggio quello là Sì, che sì, sì, fa. sì. E quindi questo è pure Ma io buono. vedo, anche io, più o meno, io ne faccio, diciamo, questo è un optional, questa qua diciamo che sarebbe la terza di oggi, però è un optional, tipo ieri che ho incominciato all'una. Però io scelgo tra le due live qual è la migliore del giorno e la pubblico. Non ne Sì. pubblico tutte, ecco.
Tu volendo ti ho detto se ti piace l'una piuttosto che l'altra e vuoi caricare il video in una risoluzione diciamo più alta senza perdite di qualità di immagine, allora puoi caricare direttamente il video. Sì, tu dirai ma ci vuole più tempo, però diciamo che hai un compromesso, cioè o scegli la velocità ma magari una qualità video. No, io su YouTube la carico, cioè io la registro, io sto giocando in 4K adesso. Ah ok, quindi tu mo ti ritroverai il video in 4K. Poi la edito in 1980. No, ma ti conviene, non ti conviene comprimer. Ti fa... Sì, perché sai perché? Per perché il poi peso. YouTube ci mette 2 giorni. Ah! Col 4K. Vabbè, ma scusa, ma fallo in 2K al massimo, che il 2K io quando ho fatto. Ma io però gioco live in 4K, se gioco, quindi la registrazione di Gamecaster nei file ci va in 4K. No, l'acquisisce in 4K, ma la diciamo che la risoluzione di uscita sei tu che decidi quale gli vuoi far avere. Sì, per Twitch è a 1980. Io su 2K l'ho caricato un video in 2K, non mi ricordo quanto tempo fa, ma l'ho caricato e... Sì, ho visto. Quello che più ho commentato l'altro giorno. Sì. O no? No, è un altro, un po' più vecchiotto, Io per esempio le live su YouTube su General Heroes and Generals, quelle là dell'anno scorso le ho fatte quasi tutte quante in 2K. Però ti ho detto, con il 2K già è ottimo, 4K... È per quello che 12.000 bitrate mi prendono, perché gioco in 4K, se no se giocassi in 1980, penso che 12.000 bitrate non li reggerebbero. Ah, non solo, ma poi hai anche la connessione che ti permette di... Esatto. Di reggerlo, perché un conto è avere un solo computer collegato sul router e un conto sì, avere... Perché poi Twitch fa automatico, tutto automatico. Sì. Ti converte automaticamente la live. Esatto, lui comunque degrada un pochettino, ma è il flusso quello che è di invio che rompe un po' più le scatolette. Già. Vabbè, l'importante è settare tutto e vedere bene. Sì. Bisogna poi, trovare. Quando hai fatto quello non devi più pensare a niente. Sì, devi trovare in effetti sì, il giusto compromesso. Devi trovare un giusto compromesso. Io mo per il momento non l'ho ancora trovato, perché il discorso mio è un po' più lungo, perché tu c'hai una scheda grafica più recente, io c'ho una 1060, sì c'ha 6 giga, però io c'ho il monitor di risoluzione 2K, quindi. Comunque sì. deve gestire la grafica. In base al monitor che hai devi gestire la scheda grafica. Perciò io per esempio non posso andare oltre i 720p o i 1080, ma in qualità bilanciata, diciamo così, una cosa nella via di mezzo. Che, sto ancora in attesa di acquistare una scheda video dedicata al software qua per la stream, però. Siccome ci sono dei prezzi che al momento ti ci vuole un rene, allora sto temporeggiando. Sì, ma mi sarei accontentato pure di una 1650 o una 1600, insomma. Che tanto... Guarda, la mia l'altro giorno era a meno che tu se vuoi cambiare e mettere AMD tipo quella che ho io, l'altro giorno era scontata su Amazon. Ah no, a me serve per... Allora, io in questo momento sul mio computer ci ho montato 2 schede video, me ne serve una terza. Allora, una è quella lì, la 1060 in questo momento mi sta gestendo sia la parte del gioco, quindi la parte video, e sia il software per streamare. Poi ce n'è un'altra che è una Nvidia Quadro P400 e quella mi gestisce la physics, mi gestisce sì. La parte 3D. Mo per alleggerire e far girare meglio Gamecaster mi occorrerebbe una scheda dedicata, però ovviamente la scheda video principale è sempre la 1060 che mi fa guardare a monitor, perché tu una sola scheda grafica puoi usare come principale
diciamo così, per l'uso di tutti i giorni. Quindi non è che le sto usando nemmeno in cross, non so come si dice, come si ascolta. Comunque che tu cross le metti play. No, crossplay, che tu le metti insieme. Comunque le metti insieme e fa la potenza di una sola scheda grafica. Hai visto che non mi bastavano i semi? Ah, lo slide, ecco, in slide. Ah, ce l'hai fatto? No. Ah, vabbè, fortunatamente là. Ma quanti te ne carica di semi? Perché queste qua, quando sono miste, sono sempre... mille. Mille litri di semi? Eh sì. Ah, quindi non bastano. Ah, quindi solo 200 litri di... di fertilizzante, eppure. Solo che... quando sono... No, ma non ho finito. Non ho finito, mi serve ancora. Sto andando al negozio adesso. Ah, ok. Mo ti prendo un altro paio di sacchi, così. Ma uno solo. Uno di... Ah, sì, no, anche tre, perché devo fare anche l'altro campo, no? Ok. Il fertilizzante hai detto che ce l'hai, giusto? Il fertilizzante... prendimelo, perché ce l'ho solo a metà. Ok. Ma uno solo, magari, me ne servirebbe. Ok. Quello dovrebbe... Adesso non mi ricordo più la strada. Dovresti avere altri 800 litri di fertilizzante nell'altro sacco che è rimasto. Tanto poi questi qua me li porti in farm e li riutilizzo. Me li porti io con calma. Ah yeah, yeah. Yeah, yeah. Alla fine ieri sera poi non hai fatto la live muta, diciamo, senza microfono. No mic. Eh no, perché sono andato, ho chiuso alle 10. Se ero avanti, okay. Dopo le 10, sì. Infatti l'altra sera quando ti ho salutato e ti avevo scritto in chat, avevo pensato che... Vabbè, a parte che nel titolo c'era scritto, no mica, sorry, cose, quindi... Sì, avevo... sì, ma quando non posso più parlare lo scrivo nel titolo. Sì, no, ma me ne sono accorto, infatti ho detto... no più yeah. Ma ieri parlava. Hai scritto streamer, silent streamer. sono anche, chiamiamole così, quelle piccole rinunce che bisogna fare pure per quieto vivere. te l'ho spiegato il motivo per cui non posso. Dopo una certa ora è un problema. Silent Hill. Anzi, Enjoy the Silence, quella lì dei Depeche Mode. Perché non hanno messo un GPS tipo Euro Truck? Allora, il GPS per il momento per console non c'è, ma sull'altra versione sì, io ma l'ho installato. Console? Io non sono in console. Adesso siamo in crossplay, quindi siamo anche per console. Ah. Invece stamattina... No, scusami, non hai capito quale GPS intendo. Quello vale. Che ti marca dove devi andare. Appunto, ho capito bene. Stamattina, stamattina nella versione PC di questa mappa c'è, no. Sui mezzi. Qua no, invece no, su questi qua, che praticamente sono mappe anche per le console. Non c'è proprio nel mod hub per console GPS. Per PC invece sì. È per questo che stamattina ho creato due file io di salvataggio. Io intendo che ti marca la mappa, che ti marca il segnale tipo Euro Truck, che ti dice dove devi andare. Invece qua non esiste, non è mai esistito una cosa. Ah, così. Ho capito. Devi aprire la mappa qua e devi imparare, capito? Sì. Devi imparare tu in effetti la posizione delle varie. Secondo me hanno sbagliato. Ma qua è tutti sempre gli stato anni così. Di metterlo oppure non. Vabbè, io sulla mappa americana con Fernbus ci avrò giocato 3-4 volte. Però più o meno, per esempio, mi ricordo dove sta il panificio, dove sta le cose ma più. Questa vicine. È grandicella, eh. E in confronto a quella americana, questa è piccola, fidati. Fidati di che piccola. L'americana che muovo prossimamente porterò, che mi ha fatto un'altra mappa zappa, stessa cosa, è enorme, è grandissima. Questa qua in confronto a quella è molto più piccola, quella è proprio enorme. C'ha il mulino, ce l'ha su un'altura.
Infatti, prima di muovermi là devo sempre controllare la mappa. Metto il punto di arrivo. E almeno così c'ho riferimento. Ma io qua ho perso un peso sul trattore. Mi ci perdo in sta cosa. Non c'è più quella roba. IFM 13.102.000 due Dennis Macchia ha effettuato un live. Puoi mettere la roba Raiders che Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Non c'è più quella mod lì. Quella Dennis, buon pomeriggio a te. Grazie per il follow. Scusi, follow. Grazie per il ride. Grazie mille, tutto a posto. Adesso passo un attimo in game, così mi sente anche l'amico Aleasso. E allora Ale ci è venuto a trovare il mitico Dennis Macchia, un altro affezionato del canale, vecchio affezionato bene, del canale. Dennis, in questo momento, come ben sai, mi trovo in multiplayer e dall'altra parte c'è l'amico Aleasso Allegragia. E poi lo dice lui il motto che si è venuto a trovarmi. E in questo momento anche lui in contemporanea è in diretta sul suo canale Twitch. Ciao Danny. Danny si chiama Danny. Dennis. Dennis. Ciao, benvenuto. Benvenuto nel canale di Dab. A lui è un abitué del canale qua. Ecco perché ho perso il peso. Il peso davanti al trattore. Mo me ne sono accorto, Ale. Cioè, praticamente. Cosa? Prima ho detto, ma il peso davanti al trattore che fine ha fatto? E l'ho ritrovato praticamente davanti al capanno. Adesso che ho effettuato lo sgancio, invece di sganciare il carrello si è sganciato il peso. E quindi avevo settato io male il comando. Ah. Ora arrivo da te, così faccio vedere poi un poco ai amici qua. Allora, incassato. Tac. Eccolo. Incassa qua. Qui, eh. Sei mica qui a cincischiare, si dice così. A tricche ballaccare. A pettinare i trattori. È giusto. Eccolo lì. Come ti stai trovando con questa piantatrice? A parte il problema di semi, che vabbè, la capienza è ridotta. A livello di rapporto. Oh, guarda che so! Oddio! Wow, in diretta ti ho chiappato. Devo fare la clip qua. Ma vedi che l'intelligenza artificiale non esiste in questo gioco. È un po' come la versione del multiplayer su Euro Truck, quello là ufficiale. Ma devo andare su o a sinistra io. Il campo, eh? Ma devi chiudere ora, perché quando ti vedo così vuol dire che 25. Non devi chiudere. Posso finire io qua, no? Sì. Ah. No, io ho soltanto fatto. Sto cercando. Allora, il campo 8, perché mi lampeggia? Ah, perché devi piantare là, ok. Allora, qua è il campo 8, sì. Ah, perché tu sei venuto a prendere i semi, aspetta, già. Mi preoccupo io di andare. Ma vedo io come ti devo portare i semi qua. Hai visto il video di ieri? Sì, l'ho visto. Infatti poi ho lasciato il commento al video scritto. E io anche io c'ero. Non l'ho visto. E l'ho scritto. Tuttavia a pranzo, mi sa, quando ho finito la live. Se ti hanno messo cuoricino, sarà qua il mio moderatore di YouTube. Perché azzi, c'è pure il moderatore. Dai, sei. Ma lì sono arrivato a 3:30. Ah.
Vabbè, anche tu ce l'hai qua su Twitch i moderatori, un po' per uno, dai. Sì, sì, vabbè, qua diciamo che su Twitch più o meno, rispetto a YouTube, diciamo, servono un po' di più, più che altro per le dirette. Eh sì. Su esatto. YouTube, se non fai dirette... Sì, però su YouTube c'è sempre lo sfigato che ti insulta, che ti fa... Ah, tu quindi, dici... Cioè, i moderatori, quando non ci sono io, cancellano i commenti. Eh beh, questo pure è vero. C'è sempre quella quello signorino lì, di turno che non c'ha nulla da fare, dice quasi quasi vado a dare un po' di fastidio. beh, quelli ci stanno ovunque, se per questo veramente ci stanno ovunque. Mamma mia, perché sbaglio sempre? Devo andare al lotto io, no? Sì, vedi che se ti ricordi dove c'era la mia vecchia farm, c'è quella là dei fratelli Capone, sta là, è un campo centrale. Niente, devo prendere ancora confidenza con questa mappina. Dovrebbe essere di fronte al distributore di benzina. No, no, ma sono davanti, però non so okay. dove passare. Io mo vado, prendo un po' di... È tutto transennata questa mappa. Sì, ci sono... E in più il trattore regge poco questa seminatrice. Ma ci vuole banda un pochettino. Ci vuole il peso davanti, allora. Perché mi non ho messo il peso, esatto. Che ce l'avevo io qua. Quella non me l'ha detto nemmeno che ci vuole il peso. Ma dopo faccio una cosa, prendo, vedo se riesco a portarti un sacco di semi. E uno ma di... Per adesso questi qua dovrebbero bastare, eh. Io mo nel dubbio me inizio comunque a portare, perché le vengo a portare a bordo campo, poi eventualmente li riporto in farm con calma. Va bene. Ho mandato un po' più a... Come vuole lei, maestro? Lei, vuole maestro. Sei tu il maestro, anzi la leva sta superando il maestro. Oh, scherzando e ridendo, 83 in 15 giorni. Non male. No. Ma anche perché tu poi comunque lo streaming lo fai già in maniera più assidua, quindi è anche quella quella continuità che comunque conta. Fa sì che comunque chi ti segue non deve aspettare tanto tempo. È impegnativo, molto impegnativo. Vabbè, io mi sono organizzato a fare due puntate al giorno. Adesso te l'ho detto, questi qua sono optional. Sono quando vengo da te mi dici vieni nella chat, vengo e... Oh, ma tanto io il gioco in multiplayer l'ho sempre detto, è sempre aperto a tutti quanti. Chiunque vuole venire, basta alla fine. Diciamo che altrove fanno quelli là che fanno... sottoscrivono, diciamo così. Invece io preferisco più almeno per il momento, può darsi pure che magari più là quando arriverò, che ne so, a 700 persone, che magari tutte 700 vogliono venire in live, allora sarà un po' più difficile, allora magari si darà. E lì sì che ti serve un moderatore assiduo. Oh, ma alla fine i diseducati, più che maleducati, io li trovo, li ho sempre beccati offline, cioè sempre quando ho inviato le repliche, però fortunatamente in qualche modo sono sempre riuscito. Vabbè, però io per adesso su Twitch, anche perché sono sempre con voi, di maleducati non ne ho ancora beccati. È buono, vabbè, quelli ci sono proprio maleducati, quelli che proprio ti insultano. Io il diseducato l'ho beccato una volta, uno in replica e uno in diretta. Uno che ha scritto nella sua lingua straniere figlie di NN, il ban là è stato immediato, e l'altro invece diciamo così in replica. E gli ha fatto capire, guarda, che è inutile che insulti, che fai, perché ha detto guarda che quello che hai scritto
C'è una prova, ho detto, per fargli capire, guarda, non è che tu solo perché sei su una piattaforma virtuale puoi dire cose io così. No, ma no, io praticamente non dico niente a nessuno, io banno subito e basta, senza niente, senza preavviso, senza niente, perché ti fai soldi e nervoso. Allora, la prima volta tu lo fai, se non è grave, uno lo gli fa fare con la stessa, cioè non con la stessa moneta. Diciamo che quando uno fa il fringuellaccio o il fringuellone durante una live, tu che cosa fai? Per sminuirlo, non è che tu gli dici sai questa, quella, quella. Gli parli in maniera educata, ma gli devi fare un discorso così pungente e così educato che lui, o meglio, non tanto lui, ma chi. Oh, 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 mamma mia! No, 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 anche perché. Mi stavo ribaltando. Non c'entrano niente gli altri che stanno guardando, quindi io lo banno all'istante e basta. Non faccio altro, non faccio neanche un commento, nel senso dico qualcosa e basta, guardate questo. Dipende. Stop. Dipende da come imposti il canale. Io siccome ti ho detto sto impostando il canale che deve essere adatto a tutti, allora devo per forza mantenere un certo contegno anche nel parlare e nell'agire. Poi ovviamente anche se magari a te ti rode, però non puoi far vedere che ti rode, perché comunque c'è, cioè, certe cose le devi un po'. No, vabbè, ma ho capito, ma se uno è furbo che mi rode, se uno è furbo lo capisce che questo qua è venuto per rompere e basta, finito. Ma tu non sai quello che poi che vuole fare, cioè, allora perciò ci vuole sempre il modus operandi da capire. I puntini sulla i, vuoi dire? Esatto, senza lo, come dice, come dire, gli fai capire che sta sbagliando, però poi alla fine più di tanto non è che ti va ad intaccare, cioè lo fai ma giusto per correttezza. Anche perché chi guarda magari ed è più giovane dice oh, avevi visto come gli ha fatto la Ramanzini in maniera educata, pacata, e magari uno può sempre prendere spunto. Ci sono tante cose che diciamo così. Ma mi hanno qui a fianco? Sì, stavo facendo un po' di ripresa perché i contratti là con la seminatrice sono finiti. Ah, con il trattore di Chiara stai facendo un video. Ah, bisogna che vado dritto, sono sempre dentro l'abitacolo io. Ah, non ti preoccupare, tu. Ah, questo quant'è? Questo mi pare che 4 metri? No, questo mi sa che 6 metri mi sa. Oh, comunque se vai. Io da fuori ormai ho preso l'abitudine tanto a guidare da dentro, che da fuori non riesco più. Giuro. Io più o meno me la capiccio, ho fatto un po' gli occhi alle misure, quindi. A proposito, mi sono accorto che la webcam si è oscurata, e beh, devo andare a modificare le impostazioni, allora, un attimo solo. Allora, setting. E infatti. Dov'è? Oh, ecco qua. Mi sono accorto adesso che la webcam era sottoesposta. Eccomi qua. Ho 25 adesso. Oh, scusami. Senti? Sì, sono uscito perché mi sono accorto che avevo la webcam sottoesposta e quindi sono andato a correggere. Io sono arrivato io. Adesso bisogna andare al 25. Ya, ti sono venuto a portare Simi. Eccoli là, sì. Simi, sì, sono arrivato come. Sono l'assistente, quindi. Chiama assistente e io busso. Vai, fa la prova. Eccoci. No, assistente? Devi dire assistente? Assistente?
Ecco qua. Oh, aspetta, stavo facendo il pasticcio. E come dice no, il grande... No, te lo facevo, per i cani, te lo facevo. In modo... simuliamo più o meno, facciamo finta di essere più o meno simulativi. Come dice il grande Nick, apro tubo, gumba. Fatto. Ok. Grazie, guaglio. A disposizione, maestro. Se volete vi porto pure il caffè, il cappuccino, l'acqua, o preferite... No, già preso, grazie. Devo litigare con la mappa per andare al campo 22. O preferite il tè alla pesca, tè al limone? Vabbè, quello si fa in estate. No, sai cosa? Io nel termos, adesso, anche adesso, io ho il termos quello della Kili, non so se lo conosci. Sì. E ci metto il tè freddo. Faccio il tè... a casa, o tisana, la metto poi nel freezer, la faccio gelare e poi la metto dentro anche l'inverno. Caspita. Allora io sono all'8, devo andare al 22. 22. Sempre, mi fai fare sempre la strada del cactus. Dovrebbe essere dopo il mulino per grano. Sì, quello che ho irrorato stamattina. Ti faccio strada. Bravo. Aspetta. Lampeggianti sempre accesi. Ricordati che io non ho il contrappeso. Non ho il contrappeso. Ok, vabbè, tanti scusa, pure. Scusa, prestami quello lì che c'hai dietro. Aspetta, Zego. Mo. infatti, vabbè, qua mo mi ribalto io. Vabbè, di per qua. Sì, allora devi prendere. No, prendilo tu perché tanti io vado piano piano. Tanti io. Io mi ero proprio scordato che l'avevo portato per te. Anzi, in realtà dovrei prendere un peso per ogni trattore. Ecco, adesso ho visto che hai agganciato il peso. Occhio a quando esci, perché su questa strada qua, questo è il rettilineo che porta al circuito di Monza. Qua mi ribalto. Oppala. Seguo. No, non ce la fai. Aspetta, riprenditi. Che io prima ci arrivavo. Tu devi riprendere, mi sa. Ci arrivavo giusto prima. Aspetta. Con il peso. Guarda come fa la pipa. Vedi, colpa mia. Andiamo qua. Metti, prendi, quello l'ho messo qua, guarda. Ok, faccio un po' di acrobazia. Opla, la grande impresa. Oh. No, ma guarda questo. Aspetta che ti blocco sto qua. Se no ti vado avanti. No, quello si blocca. No, quello aspetta prima che mi allontani. Riesci a tirarlo un po' più su? Devo abbassare il... No. Isacco. Devi togliere proprio i sacchi, mi sa. Oppala, benvenuti al circo della Zappala. Potresti metterla nell'albero, una di quelle. Devo vedere se la riesco a trovare. Ecco qua. Ovviamente il peso lo devo tenere abbassato, altrimenti comunque adesso tende a faccio farla. Altro marchio ti seguo. Facciamo passare questa blu perché sì. So già che mi verrà sicuramente addosso. Prego. Questo è Gigino. Oramai ci conosciamo tutti. Gigino, Pasqualino, Ciruzzo. La demenza artificiale di Ok. 22, come la chiama Zed? Allora, 25, l'ho visto sulla mappa e dovrebbe essere il campo piccolino dopo il mulino per grano. Io qua, come vedi, ho il casco, quindi ho un assetto un po' più motociclistico. Oh, voilà. Sei più... un po' più, un po' più aggressivo. Ma oggi in chat da te chi c'è? C'è Dennis per il momento. Dennis? Da me mi sembra nessuno. Il mitico Dennis. Prima...
Oh, ci dovrebbe essere qualcuno, vedo One Viewers. È passato back... prima The Rappers. Ah. Che è sempre un amico dei due ragazzi, sai? Ah. Mi sfugge sempre il nome dei Coviros e portano... Morben. Sì, sì. Ah, loro. La mitica coppia. Ah, Spass. Sì. Molto bravi. Bravi, simpatici, belle persone. C'è quel giochino che portano loro, quello con i rapaci là, che quando costruiscono le trappole per i dinosauri, sta spettacolare. Quello mi sa che me lo sono perso. Oggi giocavano a Medieval Diner. L'altra sera, ieri, no, due sere fa mi pare. Cavacca al peso. Aspetta. Che è successo? Questo è lo shop, no? Lo shop sta più avanti. Ah no, perché secondo me prendevi il peso, ma giusto, subito. Aspetta, giusto, ma te lo compro. Giusto, bravo. Hai fatto un aggiornamento che non fa una piega. Allora. 750. Sta più avanti, no? Sì, più avanti. Mo ti porto io allo shop. Il 25 forse. Ok. Cosa volevo dire? Dopo facciamo quella cosa là, hai detto? Sì. Allora aspetta che mando un messaggio a un amico e gli dico che non posso. Che avevo l'appuntamento su Discord. Sai il Discord mio della pesca? Beh, ma tanto quello si tratta... Sì, no, ma tanto non riesco neanche, in una mezz'oretta ci metteremo. Non quindi. Più di 10 okay. minuti ci vuole. Allora, mo posso un sacco di semi. Ecco qua. Dai signora che devo passare, aiuto. Permesso. Avanti. Oppla, ho visto che fai la penna ogni tanto. Ti diverti. la penna col trattore. Vedi che il peso sta di qua. Sta di qua. Da sta parte, non devo prendere, no, dall'altra. Davanti. Da te devo prendere. No, da dietro. Da te? Dietro, sì. Da qua. Io mi sono messo davanti per darti spazio. Ciao amica mia! Hola. Ho visto Bricks in una aiuola. Critical Hole! Grandissima, grazie per essere passata. Bonsoir! Lei è una mia cara amica di YouTube, che l'ho conosciuta con... che lei stava facendo la live di Sherlock Holmes. Ah! Ma ti parlo di due o tre anni fa. Caspito! Seguila perché è molto brava, guarda, sta commentandomi nel mio canale. È molto brava. France 81. Però lei parla soprattutto in inglese, quindi quando passo da lei passo solamente per qualche saluto. Ah ok, vabbè. E... ciao France o France 881. E ora? Allora devo dimmi tutto. Allora, ciao, sono nuovo, una domanda su Devo seminari gira solo in un campo che mi dice necessario. Rullo, che devo fare? Allora. Okay. Il campo è tuo, Francia. Domani mi arriva il secondo schermo, quindi per ora sono con il tablet e leggo. Ok, allora. Un attimo che arriviamo al campo 25 e qua ti faccio vedere il rullo qual è. Sto scortando l'amico. Che sei rimasto? Laggiù è rimasto. Sì, domani. Una macchina mi ha sbattuto per l'aria. Un attimo solo, Frange. Siamo su due live in contemporanea. Esatto. Se senti parlare anche lui. Buonasera. L'hai seguita la mia amica? Non ho switchato ancora la live, quindi non sono riuscito a vedere il profilo.
sta salutando. Sera, sera. Bonsoir, come dicono, bonsoir, come dicono gli amici, i cugini francesi. Allora, il 25 dovrebbe stare qua. Ma anche, anche col peso io sto andando veramente male. Sto zigzagando. I don't touch. Il 25 dovrebbe... Ah, il 25 è quello laggiù, vedi? Vicino al ponte. Quello laggiù in fondo. Sì. Eccoci qua, France, un attimo di pazienza e sono subito da te. A te questi giochi qua non piacciono, vero? Allora, France, il rullo. Lei soprattutto fa giochi tipo giochi di ruolo, giochi così tipo quelli che fanno i due ragazzi, sai, quelli che ti dicevo prima. Ho capito. Allora, Ale, France, scusami, allora, quando è per il raccolto devi andare nella sezione rulli. Di qua mi vado a ammazzare. Dopodiché ci sono diversi rulli. Questa è una mod che ne è mod up. Quelli là di defu sono questi due qua. Questo 1230 e il 2430. Quindi devi usare questi rulli qua. Una volta che hai seminato, poi passi il rullo sopra e quello in effetti va a schiacciare il seme e lo mette per bene nel terreno. Fammi rileggere, quindi è necessario il rullo. Ok, quindi il rullo è questo qua. Come ti va? Come ti va? Ora vai in diretta? Quindi rullo, vai nella sezione rulli a fianco, piantatrice, e poi scegli uno di questi qua. In alternativa questi qua sono tutti a traino, mentre invece questo qua, che è nel mod up, ora non so se sei su PC o su console, se sei su PC c'è questa mod qua che tu la metti davanti e spingi. L'altra invece sono, diciamo così, da trascinare, ovviamente queste qui, e da ne richiede 80 cavalli, questa qua ne richiede 160, quindi diciamo che più o meno questi sono i rulli. Poi se hai bisogno di qualche altra informazione, a disposition. Ciao Francesco, è Francesco, no? Sì, France 881. France, non so se... Ah, scusami France, mi sono proprio scordato di farti lo shootout. Allora, France 881, ecco qua, rifacciamo un po' di shootout, vediamo chi sta lurkando, il lurk, come dicono quelli che parlano bene, poi chi altro c'è, c'è il mitico Aleasso. Eccoci qua. Perfetto, poi se hai bisogno di qualche altra cosa, France, eventualmente non sono in live, puoi anche lasciare tranquillamente un messaggio privato, io appena posso ti rispondo. Riesco a capire perché non va. Finito il fertilizzante, che perché ti dice? No, adesso ho capito. Ah, adesso ho capito. Hai selezionato il peso? Sono sì. Sono io che sono tronato. No, non ho cliccato la G per cambiare l'attrezzo. Ah, vabbè. Avevo intuito vagamente che era quello il problema. Oh, qua è fatto passare un mese e non è cresciuta ancora l'erba su sto campo qua. Questo qua il 24 non sarebbe male. Questi tre cambi qua, Nick sulla 19 ci ha fatto un sacco di episodi qua, su questi tre cambi qua. Ci ha provato l'impossibile. Bravissimo streamer Nick. November Yankee Kilo numero 3. E guarda Ale Asso Allegra Gia, yeah, come fatica. Sta faticando malamente, ovvero sta lavorando alla grandissima. Ah, vedo che anche tu hai imparato la password. La password sonora qua. La parola d'ordine.
sto è facendo. È pieno di sassi questo campo, magari qui c'è da approfittarsene. Ma su PC c'era una mod per prendere i sassi dagli altri campi, invece al momento mi pare che non la sono riuscita a trovare quella mod là. Ma questo campo praticamente è aperto a noi, quindi di regola dovresti farcela prendere. No, e questo è il contratto, il campo non è di proprietà nostra, infatti si chiama... No, infatti dico, è aperto come contratto a noi, per adesso, sì. Finché non finisco. Sì, però se non hai la mod che ti permette di raccogliere i sassi sui campi, non te li fa raccogliere di defu. Ah. O meglio, okay. Almeno così era prima, poi adesso non so se hanno modificato... non so se hanno modificato il criterio del gioco, quindi se hanno fatto le contraire. Oh yes. Welcome to the Zappaland. In questo momento con noi c'è l'amico Aleasso Allegragia. Ole. Dai, ma cavolo, ma è 2 anni che non ti ricordi il mio nick. È colpa mia che l'ho messo tutto attaccato qua su Twitch. Oh, ma se ne lo pronuncio come una filastrocca non riesce, no, scherzi a parte. Ma anche quando facevamo i convogli, un anno e mezzo fa mi dicevi che non si leggeva. È perché quelli più caratteri inserisce, più si schiaccia la scritta. Nel frattempo vediamo un po' chi c'è. Gli spettatori medi mi mancano. Quanto di preciso? Ancora un per cento? Me ne mancano. Mi manca lo 0,4. Questo è nel giro di penso un paio di settimane. Una dovresti... settimana. No, una settimana o due. Settimane, no. No. Io ti dico 3 giorni. Devo stare almeno 2 o 3 giorni con 3 persone minimo in chat. Capito? Tanto io quando ti vedo in live comunque vengo a fare visualizzazioni, seppure magari sto switchando anche su altri canali. Anche io oggi, infatti ieri ero in farmacia e ho lasciato il mio nick, infatti lo vedevi sempre, non il mio nick. Voi che mi ha fatto pensare, ho detto questo è andato in farmacia, ho detto questo sta andando in farmacia e strada facendo mi sta guardando. No, ho lasciato il PC acceso. Apposta per darti la visual. Quindi siamo in 2. Ma te l'ho detto l'altro giorno, non ci si aiuta a vicenda. Noi bene o male siamo diventati in una decina, una quindicina, mi hai fatto scoprire una famiglia. Quello poi. Noi. I pochi ma buoni sono quelli che restano. Giusto. Poi magari ci sono quelli lì con cui non tutti si legano, voi per. Magari la non simpatia o per altri motivi, però comunque fortunatamente anche con chi diciamo c'è prettamente un rapporto di rispetto, però comunque non esatto, ci sono esatto. Problemi. Ma noi l'abbiamo sempre avuto su Facebook, è 3 anni che ci conosciamo. Aspetta, già sono 3 anni, mamma mia, è vero, 2019. Dal 18. Mamma mia. No, 4 allora, quasi 4. Pensa un po' te. Ma senti un attimo, ma come si fa a cambiare il nome al... Perché io volevo scrivere il mio nick, non Ale G. Ma dici qua nel gioco? Sì. È nelle impostazioni, penso.
Quando crei il personaggio, credo, non ti so dire, dovrebbe essere quando crei il personaggio, forse, o quando crei la partita, dovrebbe fare rinomina da qualche parte. Devi guardare nel menu di quando crei il personaggio. Non adesso, non posso adesso. No, è quello è dove cambi. Dovresti vedere prima di accedere al gioco. Cioè, sì, accedi, sì. Però una volta entrato nel profilo devi vedere nel guardaroba, dico una cosa del genere, insomma. No, ok, ho capito dove. Devi vedere là, perché tu volendo. Aspetta, che lo faccio subito, poi rientro. Aspetta. Ok, vai tranquillo. Non mi è arrivato. Di solito mi arrivava la schermata. Ma dici quello per l'entrata nella fattoria? Io. Dici la schermata. Poi lo farò. Oh, sono andato avanti, poi. È soltanto accendere la macchina adesso. Mi sono fatto un po' questi 10 metri. Ah, bene. Tu non hai campi da fare? No, è quelli mi per il momento so, è solo una erba e uno giù che ho già piantato. A parte che comunque il grosso l'ho fatto, poi il resto uno se lo fa con calma. Ok. Tanto c'ho pure tutto martedì, vabbè, questa parte che. Ah no, sta allora, domani mattina. Questo campo qua, poi facciamo quella cosa se vuoi. Sì, no, perché poi c'è domani mattina, quindi ha voglia a continuare qua. Vabbè. Io stasera non so se andare con Eurotrack o. Io pensavo che alle 14 porto un gioco diverso, diciamo, del solito. E la sera vado avanti con la carriera di farming. Pensavo così. Tu per te va, diciamo, è giusta come idea? Sì, anche perché pure io faccio così. A parte il sabato che porto farming anche il pomeriggio. In realtà prima farming la mattina non lo portavo. Solo che siccome Farming 22 comunque lo gioco, allora ho pensato, ho detto quasi quasi, invece di farlo in single player o da solo, ho detto faccio una live almeno più o meno, qualcuno può, come a Francia per esempio, entra e mi chiede qualcosa e se lo so gli giusto. Do il consiglio. Infatti così, per questo motivo qua, diciamo che l'obiettivo di questo canale è proprio questo, finché ovviamente si potrà, è quello di poter interagire con la chat. Giusto. E con i followers, che poi alla fine sono anima, come dice il mitico Robby Mel, anima e cuore del canale. Anima e cuore. Anima e cuore, sono be alright. Voi lo dite, a Napoli, anima e cuore. Anima e cuore. Vabbè, anima e cuore italiano. Red Bull. Prossima volta, la prossima spesa che devo fare sarà una piantatrice un po' più larga, che almeno quando sono questi contratti qua, ma appena ci sarà la disponibilità si fa prima.
Eh sì, perché vabbè, questo. Però devi anche, anche prendere un trattore che. Che. Quello c'è il macio, quello Blella. Il. Il New Holland, quello che ho visto stamattina, quello Blella. Il più grosso di tutto. Sì. Che c'ha, mi pare, 370 cavalli. Che galoppano sotto il vano motore. Non male però, 6 metri. Ma guarda, io sono innamorato dei suoni interni che hanno messo al 22. Ma pure gli esterni, se tu cammini sulla ghiaia. Anche gli esterni, ma soprattutto gli interni, perché io gioco solo così, capito? Ah, vabbè, questo sì. Però anche l'esterno, quando cammini con le ruote sulla ghiaia. E senti sì, scricchiolare. Sì. Ho fatto veramente un bel lavoro. Il sound è veramente the sound of the underground, come si diceva negli anni 90. La musica. Il sound è ripreso dai trattori veri, penso. È probabile sì che l'abbiano come registrato. Su sì. Eurotrack hanno fatto dal 2012 ad oggi, hanno fatto un lavoro grandioso. C'è un miglioramento. Sì, Eurotrack siamo sicuri, ci sono dei video che lo dimostrano. Oh, ma pure il molleggiamento della cabina, i suoni, le luci. Prima Eurotrack era pesantissimo, gli chiedeva un computer super potente, ma invece ti gira tranquillamente, pure con una risoluzione abbastanza alta, insomma. Hanno fatto un lavoro anche di un ottimo lavoro di ottimizzazione. Poi diciamo che più che altro negli ultimi 10 anni, cioè scusami, negli ultimi 5-6 anni hanno lavorato veramente duro per fare delle portare e apportare migliorie e miglioramenti al gioco. Oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes. Oh, se vuoi andare avanti tu per farti fare qualcosa. No, è quelli i contratti, questi sono. Io quello là che devo fare l'ho finito. Poi il resto. Ops. Allora io guardo, io. È l'ultimo contratto. Ho finito qua. Sì, siamo, vai tranquillo. Tanto questo è l'ultimo contratto che c'è a disposizione. Poi se ne parla domani mattina con calma. Ti lascerà solo soletto in mezzo al campo a saltare in stile Orsacchiotten, zu zu, Orsacchiotten, a zu zu. Zu zu. Devo vedere se riesco a salire sulle lame della pala caricata, no, pala caricatrice, sulle due asticelle del carica pallet, la forca per pallet, ecco. Riusciranno i nostri eroi, vediamo un po', cosa è improbabile, però una volta ci sono riuscito. Ho caricato anche, ma non hai affittato, vero, la piantatrice? La sì, l'ho affittata, però perché non avevo la disponibilità economica per acquistarla. Ho capito, allora questa qua ricordati di tenerla perché è piena, eh? Ah, questa qua la svuoto in farm, sì, e poi dopo la riconsegno. Ok, io mi dimentico sempre. Ah, questi lavori qua. Allora, quando faccio presto oggetti, simi, cose, subito li vado a svuotare. E tu li paghi tu nel contratto. Per quello, io proprio mi dimentico. Infatti, te lo dicevo per farlo ricordare a te, più che altro, ma però me lo dimentico io. Penso che all'inizio non lo sapevo di questo fatto qua. Facevo. No, il presta oggetti, no, e poi alla fine facevo restituisci e mi una volta erano 1000 litri di fertilizzante e un'altra volta resi, detto, ma fammi dire sì, prima per esempio se potevo scaricare i semi e me li faceva fare e poi
Per esempio, con la stessa seminatrice, se fai il presto oggetti, se trovi due contratti, che ne so, devi piantare il mais, allora uno fai il presto oggetti e l'altro fai il contratto normale. E praticamente il macchinario che ti presta uno lo puoi utilizzare anche sull'altro contratto. E quindi tu, prima di chiudere il contratto, se diciamo così lo restituisci, devi, cioè se non lo restituisci risparmi. Oh Ludovico Picciriddu, aiù, e ci è venuto a trovare il mitico Ludovico. E in questo momento c'è... Ciao Ludovico, piacere. Eccolo qua, Ale Asso. Mi facciamo un bel shootout. Grazie ancora Ludovico per ieri sera, per la, per gli indovinelli che ci ha fatto fare lì. Cioè, ci siamo veramente divertiti ieri. Mi ha fatto veramente divertire. Quasi finito, eh? Ottimo. Ci siamo divertiti ieri insieme a Ludovico, insieme a Ale, mio padre. Ludovico è il ragazzo sardo? Esatto, Ludovico Sardegno, quello là, dei famosi indovinelli, modi di dire là. Sì, che... però io poi sono, sono dovuto uscire e... Ah, è vero, sei andato in farmacia. Cioè, sei uscito e lui, con lui ci abbiamo fatto... ci ha fatto un po' degli indovinelli, dei modi di dire in sardo stretto. Oh mamma mia, è complicatissimo, però qualche parola rileggendola si capiva, diciamo, la provenienza dal francese, queste cose qua. E io sono partito io con i modi di dire napoletano e poi alla fine lui ci ha messo in difficoltà. Comunque ha vinto lui, ieri. Bene. A mani basse, come si dice in gergo, ha vinto e stravinto. Cioè abbiamo sventolato bandiera bianca, ci ha battuti a tutti, anche Aschi ha battuto, figurati. Però alla fine ha fatto uno scioglilingua che... Oh, contratto finito, Ale. Sì? Sì, boh. Sì, puoi pure fermarti. Ci ha fatto un bello scioglilingua ieri. Raccogliere, voilà. Ok, poi ci hai trovato. Allora dai, approfitto, vado a mettere, vabbè, poi saluta e quando chiudi la live da mettere a posto i cosi. Ok, poi vado io a sistemare, così la chiudo anche io la live. Ok, allora i titoli di coda. Allora approfitto per ringraziare tutti quanti voi che siete passati a farmi compagnia. Ringrazio il mitico Ale Asso Allegragia, e se non si ciao dice... ragazzi, ciao a tutti, anche nella mia ringrazio Ludovico Sardegna, ringrazio anche Fernbus, Dennis Macchia, ringrazio Oxen, Homepag, e allora l'appuntamento con il crossplay di Farming 22 sempre sulla mappa Zappaland e per domani mattina dalle 10 alle 12, ovviamente sempre qui, sempre in crossplay. Per voi che state guardando questo video in replica su Twitch, la programmazione continua, mentre invece per voi che state state guardando questo video in live qui su Twitch, vi chiedo la gentilezza di attendere un attimino e vediamo un po' a chi fare il raid questa sera. Allora, vediamo un po'. Allora, stasera, visto che ieri l'abbiamo fatto a Goius, stasera lo facciamo a Guerriera. Quindi, Guerriera underscore V. Perfetto. Non ti preoccupare, Ludovico. Non ti preoccupare, Ludovico, tranquillo. Quindi ringrazio ancora una volta tutti quanti voi che mi avete seguito, ringrazio di nuovo Ale che ci è venuto a fare compagnia, quindi l'appuntamento ciao, ragazzi, è per domani mattina. Ok, adesso vado un attimo, faccio un attimo lo switch e faccio gli applausi e poi ci ribecchiamo
da guerriera underscore W, sperando che il raid sia partito. Allora, rifacciamo. Allora, segui il raid. Allora. Eccola qua. Ok, allora vi ringrazio, grazie mille a tutti e grazie mille, è stato buono, adio, ciao a tutti, ciao!